Ciao a tutti, oggi proviamo una novità nel segmento delle moto adventuring molto interessante, la Touareg 660. La proposta di Aprilia con gommatura 21-18, oltretutto gommata Scorpion Rally STR, quindi un ottimo riferimento. Qui nella colorazione gialla, molto particolare, ma devo dire molto interessante vedendola dal vivo. Ma andiamo a vedere le cose interessanti. Allora, elettronica molto completa, display TFT LCD. Sul blocchetto di destra troviamo il tasto per cambiare le mappature. Abbiamo quindi individual che è regolabile a piacimento su ABS, controllo di trazione e erogazione del motore. Nello specifico io ad esempio ho tolto ABS al posteriore e controllo di trazione per provarla un po' esattamente come la moto, quindi sentire il suo carattere senza filtri elettronici e con la mappatura del motore più sportiva. Explore è una mappatura diciamo da fondi asciutti, con controllo di trazione a medio livello e ABS su entrambe le ruote. Urban abbassa leggermente la potenza, una risposta più morbida e anche qui sempre il controllo di trazione regolabile. E poi off-road. Off-road è la mappa preimpostata per l'utilizzo in fuoristrada, una risposta del motore un po' più morbida, ABS solo all'anteriore, quindi disabilitato solo al posteriore e controllo di trazione al minimo. L'ho provata in fuoristrada scorrevole, quindi strade bianche e anche qualche pezzo leggermente più impegnativo e devo dire che mi ha stupito proprio la risposta del motore. L'ergonomia è ottima, è molto stretta tra le gambe e io che non sono tanto alto, essendo comunque 1,70, arrivo bene a terra, che non è una cosa da poco.
La sella è ben imbottita anche nella porzione per il passeggero che trova queste due comode maniglie. Le sospensioni su questo fondo le trovo ottime perché permettono di andare a bassa velocità filtrando molto bene, quindi scorrono tantissimo. 2,40 di escursione anteriore e posteriore. Il pedale del freno posteriore è molto ampio. Troviamo anche su questa moto la gomma delle pedane rimovibile, quindi molto comodo se uno la usa in fuoristrada può direttamente toglierle. Vibrazioni particolari non ne ho riscontrate. Anche qui il pedalino del cambio piega indietro come sulle moto da enduro. L'unica nota forse un po' negativa che ho trovato è il manubrio, mi sembra un po' chiuso verso la parte posteriore, quindi avrei preferito un manubrio leggermente più dritto. Però devo dire che l'ergonomia è ottima e proseguirò ancora il test adesso su strada. Per ora ho fatto proprio solo un pezzo breve su asfalto e devo dire che nel complesso è una moto molto interessante. Il motore ha tanto carattere, pensavo avesse meno tiro in basso, in realtà è abbastanza buono. Si sente l'acceleratore elettronico che filtra abbastanza, quindi ha una risposta un po' leggermente in ritardo, si sente che filtra, però forse può essere un po' più avvertito nei pezzi stretti in fuoristrada dove toglie un po' di confidenza, ma una volta che l'andatura aumenta un po' non si avvertono particolari problemi. Oltretutto, un optional che non abbiamo utilizzato oggi, però ha anche il cruise control che se uno ha intenzione di viaggiare un po' è veramente interessante. Accendiamola. Così è con lo scarico originale, il suono è molto buono, specialmente il suono di aspirazione che si avverte una volta in sella viaggiando. E adesso proseguiamo la prova e faccio ancora un pezzo in fuoristrada e torniamo sull'asfalto. Cosa mi è piaciuto della Touareg? Sicuramente il discorso sospensioni. Per un utilizzo adventuring vanno benissimo, filtrano molto bene. Chiaramente non sono sospensioni rallistiche, se l'andatura diventa poi eccessivamente sostenuta, pagano un po' di mancanza di precisione e qualche fine corsa, ma è sempre un discorso di compromesso, quindi per un utilizzo a 360 gradi, sicuramente per il 90% degli utilizzatori sono delle ottime sospensioni, soprattutto perché assorbono molto bene le piccole asperità che su un giro adventuring o comunque quando si viaggia su fondi di vario tipo, avere più comfort sicuramente comodo. Stesso discorso per l'utilizzo turistico su strada. Mi è piaciuta molto anche la protezione aerodinamica, devo dire molto completa, anche ad andatura sostenuta la protezione era veramente ottima. Mi è piaciuto anche il cruise control, è comodo, avendo l'acceleratore elettronico sicuramente
è un optional che oltretutto è già di serie sulla moto, molto interessante. L'avrei vista bene con Quick Shift, non l'aveva l'esemplare in prova, ma è possibile montarlo come optional, quindi sicuramente interessante. Buono il funzionamento delle mappe, abbastanza intuitivo, in 5 minuti ho imparato, ho preso dimestichezza e non ho avuto problemi particolari poi a utilizzarle dopo, a cambiarle in viaggio, passando quindi dall'asfalto allo sterrato senza problemi. E anche il controllo di trazione, devo dire, sull'1 permette un leggero pattinamento, ma poi interviene, quindi ottimo anche sui fondi a scarsa aderenza. Cosa non mi è piaciuto? La posizione del manubrio è leggermente chiuso, specialmente in piedi, e qualche vibrazione di troppo sopra i 130 all'ora, ma sempre vibrazioni contenute, quindi nulla di troppo fastidioso. Per il resto, nel complesso, un'ottima moto. Continuo ad apprezzare tanto l'appoggio a terra, molto buono anche per chi non è tanto alto, e nonostante ciò, molte escursioni e sospensioni e una sella ben imbottita, quindi a livello della triangolazione, soprattutto dalla parte posteriore della moto, hanno sicuramente fatto un ottimo lavoro. E ringrazio la concessionaria Motostyle che mi ha lasciato la moto in prova. Ci vediamo per la prossima prova.